i vari perché che avete, immagino, anche vi racconto un attimino anche sul fatto che, come sapete, la mostra in realtà presenta due sezioni. Questa è la prima sezione con opere di grande formato, nel formato, la maggior parte delle quali inedite, e una seconda sezione invece che doveva oggi aprire Armata, che prevede invece una scelta dal nucleo del fotogramma Fontana che è stato donato alla città negli anni 90, con una selezione di 122 opere che avrebbe dovuto anche oggi essere parte del percorso. Quindi ci tengo a raccontare che sintesi non è solo questa parte, ma anche sintesi è una sintesi che è anche legata intrinsecamente alla storia di Modena da questo punto di vista. Era come già il presidente e il sindaco di Modena hanno citato, era molto doveroso nei confronti della città poter in un qualche modo chiudere un cerchio, ma forse anche no, o aprire uno nuovo, dal 1968 a quest'anno. Proprio per far vedere che è un artista che è diventato uno dei massimi esponenti della storia della fotografia in Italia e all'estero, di quanto radicato ancora nel contesto del suo terreno terra, come l'abbiamo chiamato nel catalogo, sia sempre rimasto. In queste foto ci sono degli scorci di Modena, ci sono scorci della regione, ci sono scorci che sono presi da paesaggi urbani in Italia, ci sono tantissimi invece scorci che sono presi all'estero, in tantissimi viaggi che si sono susseguiti a partire dalla metà degli anni 70 fino ad oggi. La più recente foto è stata scattata a Cuba nel 2017, ed è presente in questa stanza. Tanto per dirvi quanto importante è stato il viaggio, quanto importante è stato proprio questo, numerose collaborazioni di Franco, con grandi impegni di alto profilo all'estero, ma come dice lui stesso, è sempre ritornato a Modena, è sempre stato molto legato alla propria città. Il titolo è stato proprio anche un patto abbastanza difficile, come in qualche modo mettere insieme una scelta così radicale, voler soffermarsi su 30 opere, 30 opere che tra l'altro rappresentano questi che sono i fondamenti che definiscono quello che diventerà lo studio iconico di Franco Fontana. Non era facile definire cosa sono quei codici visivi, non era facile definire cosa fossero quei codici visivi, però ci sono delle tematiche e ci sono degli idiomi estetici, informali, che sono molto ricorrenti, che dimostrano l'estrema coerenza che c'è nel linguaggio espressivo di Fontana. In questa stanza abbiamo una foto del 1961 a colori, scattata in un'epoca in cui la pellicola a colori non era disueta e all'epoca valeva la massima del bianco e nero se si voleva fare fotografia artistica. Questo è già un punto di partenza importante perché mette in risalto quanto Fontana sia stato un precursore per quanto riguarda la fotografia documentaria a colori, utilizzando già la pellicola a colori in un periodo in cui non si faceva. D'altra parte anche questa foto del 1961, ben 7 anni prima della sua mostra per Modena del 68, mette già in risalto quelle che sono le caratteristiche dello stile di Fontana, cioè geometrie, griglie, scorci di paesaggi assolati. Questo si ritrova anche nella foto del 2017, scattata a Cuba, che è anche nelle possibilità, dove si vedono proprio queste griglie, queste strutture geometriche ancora molto molto evidenti. Quindi c'è una coerenza formale che è molto presente e che ricorre in quasi tutte le opere. Spesso il suo lavoro è stato associato anche con i grandi maestri della pittura del Novecento, delle avanguardie, della strada in particolare.